Allora, cominciamo. Va bene. Bentrovati. Per chi non mi conosce, io sono Emanuela Totaro, la responsabile della biblioteca di Doccia. Dunque, bentrovati. Questo è il secondo appuntamento del progetto Alla scoperta dei giovani lettori. Per chi non avesse partecipato al primo incontro, appunto, Alla scoperta dei giovani lettori è un percorso come dire, di ricerca di consapevolezza e conoscenza di quello che a me piace chiamare il lettore di mezzo, prendendo a prestito un'espressione di Tolkien, e perché è proprio questo mezzo che ci ha creato, come dire, la necessità di un confronto con professionisti ed esperti in materia proprio per rispondere a determinate domande. Quindi è concepito come un percorso. Appunto, nel primo appuntamento la domanda che ci eravamo posti e al quale abbiamo cercato in qualche modo di rispondere senza arrivare ad una risposta assoluta e definitiva, penso, era chi sono i giovani lettori, chi sono i ragazzini, chi sono i lettori di mezzo. Gli interventi erano stati di Domenico Barillà e Beatrice Masini, e devo dire che Barillà ci ha complicato la vita con affetto, nel senso che lui ha usato un'espressione che mi piace molto e che è questa, cioè bisogna riconoscerli nella moltitudine, e l'altro spunto che mi è rimasto è vogliono essere chiamati per nome, quindi è questa moltitudine che mi fa pensare che probabilmente alla fine, insomma, di queste giornate di incontro non arriveremo ad avere un'unica risposta, ma probabilmente invece sentiremo sempre di più la necessità di cercare una moltitudine di strade per arrivare a, come dire, ad avere delle chiavi di comprensione maggiori nei confronti appunto di questa tipologia di utenza. E proprio per parlare di queste molteplici strade per arrivarci, siamo qui oggi con i nostri ospiti, che poi, insomma, Domenico Bartolini ci introdurrà, che voglio ringraziare, quindi Nicoletta Gramantieri, Stefano Laffi e Eros Miari. Voglio anche ringraziare nuovamente la Regione Toscana che ha creduto, insomma, in questo progetto, e anche Liber, che è il nostro partner, insomma, nell'organizzazione di questa iniziativa. A questo punto, dato che gli argomenti sono tanti, gli interventi molto più interessanti del mio, lascio la parola a Domenico e buon proseguimento. Anch'io mi limito a poche parole per introdurre i relatori. Il percorso intrapreso nel precedente incontro, e che poi proseguirà anche con l'ultimo, il 22 novembre, è un percorso che mette a confronto professionisti, esperti, persone che provengono da ambiti diversi, da diverse discipline, da diversi impegni di tipo professionale. A questa interdisciplinarietà dei relatori abbiamo unito anche un come dire, obiettivo di questa serie di incontri: non è solo parlare della promozione della lettura in senso tecnico, non è solo parlare di libri, come non è solo parlare dei ragazzi e delle ragazze a cui facciamo riferimento, quelli della fascia d'età delle scuole medie, ma il tentativo è quello di incrociare questi vari aspetti sotto una molteplicità di punti di vista. Anche questa sera, infatti, avremo contributi che vanno da un'analisi più propriamente sociologica a riflessioni che nascono anche da esperienze concrete di lavoro in biblioteca o di lavoro nel campo della promozione della lettura. La prima relazione è quella di Stefano Laffi. Stefano Laffi lavora presso un'agenzia di ricerca sociale di consulenza, l'agenzia Codici di Milano, che sviluppa, realizza studi, analisi, inchieste. Leggo dalle dichiarazioni della
agenzia stessa a supporto di politiche pubbliche e dell'intervento sociale. Quindi un'agenzia che analizza fenomeni emergenti per sostenere, aiutare anche nel disegno di politiche sociali, di iniziative e risorse che in particolare i soggetti pubblici poi sviluppano in relazione a diverse problematiche. Fra i temi di ricerca che Stefano Laffi ha sviluppato maggiormente ci sono anche quelli delle culture giovanili, dei consumi, dell'innovazione tecnologica e del mutamento sociale e oggi nel suo intervento ci aiuterà a riflettere in particolare su una generazione, quella che ha felicemente chiamato degli attuali ragazzi del 99, quindi la generazione appunto di chi oggi frequenta la scuola media e di chi si è trovata a crescere in un'epoca contrassegnata da fattori molto disomogenei, da una parte le meraviglie dell'era digitale, dall'altra gli incubi, i drammi della crisi odierna, della cronaca che ogni giorno sconvolge il mondo intero, per capire anche come sulla base, come questa esperienza di vita si possa tradurre nello sguardo di un ragazzo o di una ragazza e anche nelle sue scelte di lettura. Quindi su questi temi io passo la parola a Stefano Laffi per la prima relazione. Allora, buonasera a tutte. È inutile usare il maschile, mi sembra di capire, di a tutte. E questo forse qualcosa vorrà dire, ma insomma, questo è un altro argomento, diciamo. Io ringrazio dell'ospitalità in questo posto. Io arrivo in bicicletta, da Milano con una bici che apro, chiudo e ho chiesto proprio di arrivare in bicicletta perché ho visto che la strada verso questa biblioteca era particolarmente interessante guardandola a distanza, come si guarda sul web quando si cerca di capire dove arrivare, e in effetti è stata una scoperta, quindi è un'occasione per vedere un posto veramente incantevole, di cui avevo sentito parlare da alcuni ragazzi che erano venuti a Sesto Fiorentino con esperienze fra quelle che seguiamo a codici, cioè quelle di spaesamento di ragazzi che sono in difficoltà nel loro contesto, e stavo parlando di ragazzi di Scampia che erano stati portati qua proprio per cercare di fargli vivere un presente alternativo possibile, e in effetti questo luogo rispetto a Scampia, quindi il quartiere di Napoli particolarmente complicato, è stato per loro uno shock formidabile, e quindi vi posso dire che, come dire, ha un valore terapeutico un luogo del genere rispetto a certi contesti di vita dei ragazzi, anche di quelli di cui parliamo oggi. Io sono un ricercatore, un sociologo, quindi mi occupo spesso di queste situazioni più problematiche, ma anche di situazioni più normali. Mi capita di entrare in classe, di fare dei laboratori, di incontrare ragazzi, immaginare con loro delle azioni. L'idea è sempre accompagnare i processi di cambiamento, quindi cercare di capire con i ragazzi che cosa si può fare in un contesto, a volte la loro vita singola, la loro biografia, a volte un contesto di gruppo, ragazzi di strada che entrano in conflitto con un territorio, un'amministrazione, come fare a accompagnare processi di cambiamento in modo da ridurre i rischi evidentemente di conflitti, di violenze, di farsi del male in qualche modo. Quindi non mi occupo di libri in senso stretto, e qui starà un po' a voi, come dire, allungare da quello che vi dico ai libri, alle scelte di lettura, il pezzo che evidentemente non sono in grado di restituirvi, ma vedete che accanto a me, come dire, ci sono riferimenti ai libri e relatori, relatrici che sicuramente potranno condurvi per mano lì. Dove vi interessa e credo siate qui per questo. Provo a dirvi quello che ho capito in questi anni di ricerche, di lavoro, di, come dire, anche affiancamento dei ragazzi di varie età, anche dell'età della preadolescenza, che di questo oggi parliamo. La prima cosa che vi dico è questa, è una questione un po' di, diciamo, di metodo. Perché? Perché se dobbiamo porci con, come dire, con occhiali adeguati nei confronti dei ragazzi,
credo sia importante capire, come dire, qual è lo strumento più adatto. Ora, se noi guardiamo i preadolescenti, i ragazzi, ci poniamo una questione di come entrare in risonanza con loro in modo tale da proporre libri, storie, letture in generale che parlino a loro, dobbiamo capire un po' chi, appunto, chi abbiamo di fronte, che tipo di vita hanno vissuto. Ora, guardare a dei ragazzi, diciamo a dei tredicenni, uso tredicenni per fare sintesi, diciamo, dei ragazzi che hanno non solo 13 anni, ma 13 anni è un modo per dire le medie, un modo per dire appunto i preadolescenti. Guardare i tredicenni vuol dire sostanzialmente guardare, poter guardare in tre modi. Io posso guardare in faccia Paolo, che ha 13 anni, e Paolo è un ragazzo X, e questo vuol dire guardare la sua verticalità biografica, guardare la sua storia e cercare di capire chi è Paolo e a partire da Paolo ricostruire quello che può essere di Paolo. Può voler dire guardare i suoi 13 anni e quindi ragionare in termini di età evolutiva, di percorso di età evolutiva, e quindi capire cosa succede a 13 anni nella vita di un ragazzo, oggi come ieri. Ci sono delle costanti che valgono oggi come un secolo fa. Allora Paolo è unico, i tredicenni sono i tredicenni, e poi il terzo modo per guardare a una, come dire, a una fascia di età è quella di dirsi chi sono i tredicenni di oggi, chi sono i ragazzi del 99, cioè chi sono, se vogliamo dire, se vogliamo usare questa espressione, quelli che appartengono a questa generazione di preadolescenti. Sono tre sguardi diversi, sono tre modi diversi di affrontare il tema dello sguardo verso i ragazzi. Ora, è chiaro, e anticipo il risultato, che hanno tutte e tre legittimità. Siamo di fronte a un campo di forze dove da un lato c'è l'assoluta verticalità biografica, quindi l'unicità di Paolo, c'è solo lui, dall'altro c'è una sorta di possibile orizzontalità generazionale, quindi tutti quelli nati nel 99 hanno vissuto alcune cose che li allineano e li rendono simili uno all'altro e diversi da quelli un po' più grandi e un po' più giovani. Allora bisogna capire dentro questo campo di forze qual è la diagonale che si origina, cioè quanto questo tempo e questi ragazzi sono uno così tanti, uno diverso dall'altro, quindi ci sono solo Paolo, Carlo, oppure quanto in effetti sono, per dire un'espressione che ricorda l'orizzontalità, sono i nativi digitali e quant'altro si dice dei ragazzi. Si tratta di capire dove vogliamo posizionarci in quel campo di forze. Capire quanto questo tempo allinea, perché si è sempre detto che si è figli del proprio tempo almeno quanto dei propri genitori, ed è vero, o quanto in realtà poi alla fine ciascuno fa i conti con la propria famiglia, con la propria storia e basta, o comunque principalmente da lì. Ora, questi tre sguardi, per essere, come dire, un po', per provare a costruire un po' una metodologia comune, è chiaro che tendenzialmente appartengono a tre tipi di soggetti. Per i genitori c'è solo Paolo, l'unico, irripetibile Paolo. È lui, è diverso da tutti gli altri, è persino diverso da me, che sono suo padre. Quindi c'è chiaramente l'unicità del figlio, e deve essere così. Per il professionista magari c'è il tredicenne, c'è quindi quello che, avendo una certa età, si configura in un certo modo e voi potreste avere magari questo tipo di sensibilità maggiore, quindi non vedete solo Paolo, ma vedete un preadolescente che tendenzialmente va a scuola, alle scuole medie, quindi sta studiando questo, ha questo tipo di abitudini. Sui libri c'è scritto per ragazzi di età fra X e X e Y anni. E poi c'è invece magari il senso comune che a una distanza maggiore dice i ragazzi di oggi, e in questo ragazzi di oggi usa magari il terzo sguardo, quello generazionale, e nel terzo sguardo potrebbe facilmente precipitare non sono più quelli, non fanno quello, e inizia, come dire, lo smarcamento fra noi e loro e così via, e quindi sostanzialmente una connotazione di distanza con tutto il rammarico di questo mondo. Allora, ho detto che sono legittimi tutti e tre gli sguardi, cercheremo di capire cosa ci restituiscono i tre sguardi e in questo modo cercare anche di avere una composizione sufficientemente articolata, liberi tutti ovviamente di avere le distanze, le esperienze diverse di preadolescenza nella propria famiglia, nella propria biblioteca, nella propria classe.
un po' di avvertenze rispetto appunto allo sguardo verso i ragazzi. Primo, probabilmente se lavorate coi ragazzi non potete permettervi più di tanto di tenere unicamente la prima logica, quella di Paolo, quella della verticalità e irripetibilità biografica. Però occhio a non dimenticarci di questo. Questo è il rischio inevitabile di una classe, dell'insegnante, che ovviamente avendo di fronte 25, magari gliene sono arrivati anche 27, 28, quello che è, ragazzi, ha una moltitudine che è il gruppo classe, e nel gruppo classe il rischio ovviamente è perdere di vista Paolo, Cristina e così via. Questa, e qui come dire, comincio ad allungare il filo verso gli altri punti di osservazione, questa è un'epoca in cui c'è una forte domanda di soggettività, dove i ragazzi non accettano di essere chiamati per cognome, ma per nome, e quindi mi richiamo a quello che è stato detto nella precedente conferenza, e dove credo sia importante aver di fronte, capire che chi si ha di fronte ha bisogno di... ha bisogno di raccontarsi e quindi identificarsi, in parte perché lo fa già in altri modi. I ragazzi sono oggi molto esposti, molto, come dire, hanno già scritto molto di sé. E quindi dimenticarsi il nome è una delle cose più gravi che si possono fare quando si ha di fronte a un ragazzo, e contemporaneamente sapere il suo nome è una delle cose che li fa più felici. E quindi, prima avvertenza, sapere il più possibile di chi abbiamo di fronte. Seconda avvertenza, se usiamo la chiave generazionale e diciamo i preadolescenti, intanto diciamo una parola che loro manco si sognano ovviamente di usare, in cui non si riconosceranno mai, quindi preadolescenti è una parola ovviamente tecnica, ma non gli appartiene per nulla. E soprattutto stiamo attenti che usare la lettura, la chiave generazionale espone a un forte rischio. Ogni generazione si è definita a posteriori, mai durante. Pensateci bene. Anche quando si parla dei grandi eventi, 68, 77, quello che volete, ma in diretta era un po' più difficile credere che ci fosse una perfetta consapevolezza di essere improvvisamente tutti allineati. Successivamente puoi permetterti di identificarti in un tutt'uno. E credo sia molto difficile che i ragazzi usino un noi generazionale e che quindi voi possiate riferirvi a loro usando il voi come se fossero davvero appartenenti a qualcosa di unico. Che vuol dire che ovviamente non consiglio che non sia quello l'incipit con cui confrontarsi con i tredicenni che fra noi, così, chiamiamo tredicenni. Uno dei modi che si dice più interessanti e intelligenti per capire un'età è quella di ricordarsi della propria esperienza in quegli anni. A parte che non è semplice tornare ai propri 13 anni, 12 anni, un po' perché bisogna davvero ricordarsi cosa succede, poi perché sappiamo che la memoria lavora, seleziona, cambia, muta, quindi quello che oggi è il nostro ricordo è ampiamente rielaborato di come era davvero allora. E poi attenzione a non fare il gioco del confronto e cominciare a dire noi, voi, questa cosa che ovviamente può essere abbastanza pesante da sentirsi addosso. Altra cosa che suggerisco è quella di... astenersi il più possibile, anche se vi, quindi avete bisogno di capirne per poter lavorare al meglio, dalle definizioni dei ragazzi e quindi da, diciamo, da tutta la retorica pubblica su come sarebbero oggi i ragazzi, qualunque sia la definizione. Intanto perché la definizione è sempre data da un altro e non è mai data in prima persona, quindi in qualche modo è una forma di violenza. Ma è doppiamente una forma di violenza, dire i ragazzi oggi sono, qualunque aggettivo ci piazzate dopo, è doppiamente una forma di violenza perché i ragazzi a 12-13 anni, a maggior ragione, hanno tutti il diritto di cambiare. Hanno tutti il diritto di cambiare. Persino, e lo dico, i profili che vengono fatti a scuola sui ragazzi dovrebbero essere, come dire, quasi un inchiostro simpatico. Perché come dire, quel ragazzo, quella ragazza, quel bambino, quella bambina hanno tutto, e lo dico da genitore, hanno tutti il diritto di cambiare, evolvere, quindi attenzione a non
porsi in una logica definitoria per cercare di, come dire, classificare, catalogare, identificare, perché è molto rischiosa e poi, come dire, non è neanche corretta. Da ricercatore è difficile astenersi, ma da ricercatore l'idea è sempre quella di descrivere situazioni, non definire persone. Ed è la classica cosa che si dice anche a qualunque genitore: mai dire al proprio figlio sei cattivo, ma piuttosto dire questa cosa fatta è cattiva, non è buona, è la cosa in sé che è sbagliata, non è uno che è sbagliato, è cattivo, è quello che è. Quindi da questo punto di vista la cosa importante rispetto ai ragazzi che avrete di fronte è capire i contesti, le situazioni che vivono, prima di identificare, dire se uno è pigro, uno è forte, uno è veloce, uno è lettore, uno è meno lettore. Capire le situazioni in cui uno vive e capire il libro che posto può avere in quel contesto di vita, perché quel contesto condiziona molto le possibilità che uno ha, e quindi uno non è che di suo è più o meno lettore per DNA o per età o per tratti generazionali, ma contano molti contesti, almeno nella mia esperienza di ricerca. Altre due avvertenze sono queste: attenzione alla logica del target, che capisco sia comoda e ci viene da mondi come quelli commerciali, del marketing, che hanno aiutato anche a identificare, a produrre qualcosa di utile. Quindi va bene approfondire per età. Però attenzione alla logica del target, perché la logica del target, ci sono libri che in questo senso l'hanno spiegato molto bene, è regressiva nei confronti dei ragazzi. Cioè, se tu pensi il tuo ragazzo come uno che ha 13 anni e basta, allora cerchi solo le cose per 13 anni, gli scavi una fossa. Perché i ragazzi se lo fanno in parte anche da soli questo percorso. Nel senso che tanto più si confeziona attorno, ai ragazzi qualcosa che li identifica e li rimarca in un'isola particolare, e tutto risuona, hanno i vestiti, i libri, le opportunità che appartengono solo a quell'età, e tanto più questa cosa impedisce loro di evolvere. La logica del target è regressiva perché impedisce l'evoluzione, impedisce la scoperta, perché ti ritrovi sempre fra quelli uguali a te, ti ritrovi solo con le cose, con le storie, con gli stimoli fatti solo per te. E questa cosa non fa bene ai ragazzi, quindi attenzione a non forzare troppo, usare troppo la logica del target, perché la logica del target è creata dal mercato per consentire, come dire, a segmenti precisi, identificati, di riconoscersi nelle proprie merci, continuamente prenderne, sapendo che sono fatte per loro, allora che bello, c'è un mondo per me, questa è la logica del target. Attenzione a questa logica, che può essere, come dire, non particolarmente produttiva rispetto, credo, alla funzione di un libro, di una storia, che immagino possa essere di accompagnare l'immaginario, la vita di una persona, anche verso mondi nuovi, no? Semplicemente come specchio. E l'ultima avvertenza è attenzione ai dati quantitativi. Tendiamo, lo dico da ricercatore, da persona che insegna anche queste cose in università, noi tendiamo a ragionare, a identificare le persone sulla base di quanto sono esposti a determinati media. E sulla base di questo diciamo che quella cosa piace loro di più. Se guardano 3 ore la televisione, gli piace molto la televisione. E amanti di questo passo, cioè tendiamo a leggere i dati quantitativi in termini qualitativi, come se quella cosa lì dicesse molto di quella persona, del modo in cui quella persona si rapporta a ciò che gli piace o non gli piace. Questa cosa non è vera. Le ricerche che sono state fatte, in cui a questi dati, cioè alla esposizione rispetto ai diversi media, e fra questi anche al libro, si andava a dare, diciamo, un colore, cioè andare a capire in che misura poi le singole esperienze di lettura, di visione, di ascolto davano piacere, ecco, questa cosa rompe completamente lo schema quantitativo e dice, per esempio, che i ragazzi guardano molto la televisione, ma gli piace infinitamente di meno della Wii, cui magari possono giocarci solo mezz'ora, un'ora al giorno, gli piace infinitamente di meno del computer, e via di questo passo. Quindi attenzione a non prendere i dati ISTAT sui consumi culturali, che ti dicono, ti profilano
l'esposizione ai diversi media, credere che maggiore è il valore più quello dice quanto la persona gradisce quel mezzo e quel mezzo. E ora proviamo un pochino a, come dopo tutto queste avvertenze, a dirci qualcosa di più sui nostri tredicenni. Ora è chiaro che io assingolo a Paolo, alla verticalità biografica, assingolo ragazzo non arrivo, nel senso che ciascuno avrà i menti suoi di voi. Quindi io non sono uno psicologo, non ragiono per casi, non ragiono per singole persone, e questo e non posso farlo qui, non avrebbe forse molto senso. Però due cose secondo me vanno dette sulla questione della verticalità biografica, cioè del fatto di dar retta a Paolo. La prima cosa, ricordiamoci che Paolo ha una sua storia e non gliela sta chiedendo nessuno fra gli adulti. Quando mi è capitato di entrare in classe, nelle medie, e chiedere ai ragazzi di raccontarmi la loro storia, non l'avevano mai fatto. Nessuno gli aveva mai chiesto, e facevano un'enorme fatica a capire di cosa si trattasse. Allora ho lavorato con le foto di famiglia, ho lavorato con le immagini, ho cercato di costruire, di ridare loro il diritto di raccontare la propria storia. Ma contemporaneamente Paolo la sua storia la sta tracciando su Facebook, la sta tracciando con i centinaia di sms che manda ogni settimana. Quindi sta scrivendo la sua autobiografia, la sta scrivendo in un altro modo, ma anche perché nessuno gli ha chiesto di raccontarsi. Questo vuol dire che quello è uno spazio interessante, abbastanza paradossalmente poco esplorato da, dal mondo adulto, se non, ahimè, nei colloqui clinici, quando diventa un caso e allora a quel punto Paolo deve raccontarsi. Cosa succede a 13 anni? Allora qui cominciamo a spostarci di sguardo, visto che la verticalità biografica non può essere il tema del mio intervento. Cosa succede a 13 anni? Anche nell'articolo che trovate sul Libero, io ho provato a proporvi una chiave che è un po' questa, almeno nell'esperienza di confronto con i ragazzi, mi sembra che questa, la preadolescenza, sia un'età, fra le altre cose che potremmo dire, dell'accesso. Cosa vuol dire un'età dell'accesso? È un'età in cui si possono sperimentare alcune cose che sono spesso più grandi di te. Oggi a 13 anni si può bere il primo bicchiere di vino, si può avere la prima sbronza, si può dare il primo bacio, si può avere la prima notte d'amore, si può dare il primo pugno, si può fare la prima scazzottata. Insomma, è un momento in cui cominci a misurarti con qualcosa che è un po' più grande di te. Allora, come tutti questi momenti particolari della propria biografia, cosa succede? Che se tu hai una classe di 20-25 ragazzi, ne hai uno o due che magari hanno già fatto l'amore, gli altri non sanno neanche che cos'è. Allora devi stare attento a non prendere gli sperimentatori, gli esploratori, quelli che, come dire, che sono andati avanti in fuga, come chiave per leggere la situazione dei ragazzi. Mentre a 17 anni è molto più facile che ci siano esperienze condivise fra tutti, e tutti più o meno hanno già avuto la prima sbronza, conoscono già il sesso, hanno già provato a fumare sigarette e anche canne probabilmente, a 12-13 anni questa cosa è, come dire, è molto diversificata, e ci sono magari uno, due, tre che hanno provato, capito, tentato, e magari, come dire, su quello costruiscono una propria epica, e la maggior parte però degli altri sono molto distanti. Quindi non è facile mirare, nel senso che non è facile indovinare e prendere una cosa come questa, dico questa per dire eclatante, come chiave per entrare in risonanza, perché è possibile che ci siano esperienze molto differenziate fra pochi sperimentatori e altri che sono nettamente, come dire, più, tra virgolette, piccoli, protetti, al sicuro, a distanza da esperienze che appartengono al dopo. Quindi fra le complicazioni di questa fascia d'età, soprattutto per chi la vive, e se qualcuno ha un ricordo di quegli anni forse viene fuori questa cosa qui, è il racconto di qualcuno che ha già fatto l'impossibile e te che sei lontanissimo, lontanissima da quella cosa lì. In realtà per la maggior parte dei ragazzi, quando si ragiona con loro e gli si chiede, come capita di fare da ricercatore,
che cosa nella loro vita è importante, conta, è frequente, è il punto di riferimento, in realtà le risposte sono molto convergenti. Vale dire che quasi sempre l'universo affettivo, simbolico, è dato dalla famiglia e dalla propria casa. Lì c'è quasi tutto. La famiglia è anche quella che decide il campo d'esperienza dei ragazzi, che hanno, poche uscite fuori da quel perimetro e tendenzialmente hanno dentro la propria stanza, dentro la propria casa, dentro la propria famiglia, l'universo, delle cose che contano, per le quali si riconoscono e le quali, appoggiano i propri affetti. Può essere il proprio cane, può essere il proprio genitore, la nonna, può essere la propria stanza, può essere un giocattolo, ma alla fine ciò che conta, che loro mettono in un gioco di mappe, al centro sono sempre cose che appartengono a questo perimetro. Dopo, in adolescenza, si esplora l'altrove, dopo in adolescenza si esce molto di più e ci si avventura in campi più inesplorati, allora gli universi si espandono, ma mi sembra questa un'età in cui gli affetti primari, la famiglia, la casa e i propri amici, contengono gran parte del mondo affettivo e del campo d'esperienza. Certo, il mondo interiore su cui intervengono i libri e le storie è una cosa diversa, e consideriamo il fatto che i ragazzi di cui stiamo parlando sono ragazzi che hanno questo. I dati dicono più o meno questo, hanno quasi tutti il cellulare, hanno per più della metà, utilizzano internet, quindi sono ampiamente, hanno mezzi con cui si possono avventurare in qualcosa che non è la loro casa. Però vedremo cosa se ne fanno. Certo è che possono aver visto, possono aver conosciuto qualcosa di diverso, quindi possono avere anche un immaginario popolato da altro, ma la quotidianità e la loro vita è molto chiusa nel perimetro della propria casa, dei propri luoghi abituali, dei propri affetti primari. E ora proviamo allora a spostarci sulla generazione e arrivare quindi al terzo livello, la generazione dei tredicenni. Cosa possiamo dire di loro? Cosa possiamo dire dei ragazzi del 99? E in che misura figlia del proprio tempo? Cioè, rispetto a quella diagonale fra verticalità biografica e orizzontalità generazionale, dove si posizionano? Allora, proviamo a capire di chi stiamo parlando. Intanto, se proviamo un confronto fra loro e i loro genitori, per dare un'idea di distanza, cioè di ciò che li rende specifici rispetto alla generazione dei genitori, stiamo parlando di ragazzi che sono molto più spesso figli unici, quindi non hanno fratelli, non hanno cugini di parità. Quindi molto meno spesso hanno giocato con fratelli in stanza, molto più spesso hanno giocato con oggetti. Hanno animali domestici, su cui davvero nelle mappe c'è questa ricorrenza del proprio cane e del proprio gatto come punto di riferimento affettivo, però non c'è un fratello, non c'è un cugino, non c'è frequentemente questo tipo di situazione. Hanno vissuto la loro stanza, la loro vita quotidiana in una forte saturazione materiale, perché purtroppo questa è una generazione che ha vissuto molto la pressione commerciale ed è una generazione ampiamente intercettata dal marketing e dal mercato come target. Il marketing sta lavorando sui bambini di 2-3 anni, a questo punto. Quindi questi l'hanno ampiamente vissuto, quel tipo di esperienza di essere circondati da oggetti, da colori, da forme, fatti studiate per loro, con dei test di mercato fatti con bambini della loro età. Quindi hanno visto un mondo materiale venirgli addosso ed essere perfettamente formato su di loro. Hanno vissuto rispetto ai genitori, certamente, questa esperienza di qualunque genitore, meno abitudine alla fatica, al dolore fisico, al senso del limite, perché per esempio hanno assunto molto più farmaci, hanno una quotidianità più semplificata rispetto a, alla vita materiale, alla fatica che è chiesta loro. Hanno il trolley, non hanno lo zaino. Però contemporaneamente non va dimenticato che hanno vissuto anche molto di più i conflitti in famiglia, in termini di separazione dei genitori, di abbandoni e a volte anche di assenze.
nel senso che i genitori magari erano spesso, come dire, impegnati al lavoro o magari in situazioni familiari più difficili, più compromesse, o nel caso di ragazzi stranieri con, come dire, forme familiari molto differenziate. Quindi meno schematicamente identificavo in padre, madre, fratello e sorella. Quindi quella cosa lì. Il che vuol dire che quando tu fai banalmente un lavoro in classe sulle foto di famiglia, quella cosa è delicata. Quando fai un lavoro in classe sulla disegno della tua stanza, quella cosa è delicata. Perché? Perché non puoi più contare su uno schema di riconoscimento così semplice. Il vero dato di differenza rispetto ai genitori è che, come dire, hanno un rapporto col luogo in cui sono molto molto diverso. Perché in questo momento, in una classe delle medie, ci sono diversi ragazzi stranieri, ci sono ragazzi di seconda generazione, e poi ci sono ragazzi adottati, ci sono ragazzi in affido, quindi ci sono situazioni molto differenziate rispetto a uno schema normale di riconoscimento di qualcuno che abita lì e che va nella scuola del quartiere. Questa cosa ha reso molto plurale in questo senso, capisco quello che si diceva nella puntata precedente dei vostri incontri, come dire, una complessità, una varietà molto, molto maggiore rispetto ai loro genitori. E contemporaneamente però diciamo anche questo, per questi ragazzi è molto più normale che per i loro genitori la differenziazione culturale di situazioni familiari. Perché per loro è normale tutto questo, mentre ovviamente per chi guarda, per noi che guardiamo, c'è tutta la differenza fra la situazione nostra e magari quella che vediamo di fronte agli occhi. La cosa che ci colpisce, certo, è il fatto che sono assolutamente nati dentro un mondo molto tecnologico, quindi si dice che siano nativi digitali, quindi hanno tutti un cellulare, in genere i genitori glielo comprano in prima media perché è quello il momento dell'autonomia, a quel punto hanno un cellulare, hanno già il computer a casa e sono abituati a navigare, tutte queste cose qui che li rendono chiaramente, come dire, quello che si dice nativi digitali. Che cosa ce ne facciamo di questo? Poi chiudo questo argomento perché altrimenti finisce un ragionamento molto, molto complicato. E dire che sono nativi digitali o che sono cresciuti in mezzo a consumi molto tecnologici vuol dire una cosa molto semplice, credo, per voi e per me. Che intanto non ha senso parlare di nuovi media, non ha senso fare distinzioni fra reale e virtuale, cioè, questo né ha senso guardare le tecnologie semplicemente come uno strumento. Stiamo parlando di qualcosa che è assolutamente normale. Stiamo parlando nella loro esperienza, stiamo parlando di qualcosa in cui loro sono nati dentro e come la forchetta c'è il cellulare. E quindi stiamo parlando di qualcosa che è assolutamente abituale e rientra nei modi in cui si vive, non come dire, si evade o ci si avventura in campi pericolosi. E quindi attenzione appunto a guardare con occhi strani queste cose. Fra l'altro, gli oggetti cambiano rapidamente, quindi i ragazzi di oggi hanno in mano oggetti che 3 anni fa non esistevano, e questa evoluzione sarà continua, quindi il suggerimento che do è ovviamente non guardare gli oggetti, cioè non stare lì a studiare come è fatto un tablet, ma semplicemente capire che cosa ci si fa con le tecnologie. E ragazzi si fanno una sola cosa con le tecnologie, stanno in connessione l'uno con l'altro. Non sono mezzi di esplorazione, non c'entrano niente quei libri, non sono strumenti con cui fanno viaggi inverosimili, sono strumenti che sono utilizzati per lo più per stare in connessione gli uni con gli altri, per stare in un flusso che è, come dire, la costruzione di uno spazio narrativo comune. Uno spazio narrativo che è fatto dalle loro foto, dai loro messaggi, dalle loro cose che si scambiano e che magari facciamo anche noi altrettanto nei nostri scambi. Questi, i ragazzi del 99, almeno per la mia esperienza, ma qui forse i contesti saranno diversi, sono ragazzi in cui continua a essere molto forte la separazione di genere, cioè i maschi stanno con i maschi, le ragazze stanno con le ragazze, e vedo nelle ragazze le vere sperimentatrici, coloro che sono, come dire, molto adultizzate, molto in avanti rispetto ai comportamenti. E in questo, che c'è sempre stato, forse la distanza si sta ancora ulteriormente allargando. Le ragazzine, 12 anni, 13 anni,
colpiscono per come sono orientati in avanti, nei modi di fare, nei modi di vestirsi, in quello che dicono, raccontano, poi continuando ad avere i loro 13 anni, cioè continuando ad avere uno spazio di immaginario. Però chiaramente fra le cose che i ragazzi di 12 anni, 13 anni hanno capito, c'è il fatto che il corpo è uno strumento di affermazione sociale, che alle ragazze e alle donne è dato questo, molto più che agli uomini, e che quello loro lo dovranno usare. Perché con quella roba lì, cioè con il proprio corpo, potranno affermarsi e potranno forse avere una forma di riconoscimento che altrimenti non sarà facile guadagnarsi. Le ragazze cominciano a capirla questa cosa qui, e cominciano a capirlo già a 13-14 anni. Ovviamente questa cosa è tutta da gestire, immagino, da genitore a un certo punto. Toccherà anche a me, non so come fa, però insomma ho capito che ci andrò a sbattere, figuriamoci papà con la figlia. Che fatica sarà. Ma così è. Cos'altro dire? Credo che una cosa importante sia il rapporto con la lingua. Ora, non ne so abbastanza, devo dire. Questi sono proprio appunti, impressioni che ho parlando con loro, facendoli scrivere, ragionando con loro. I ragazzi leggono e scrivono tanto, non meno di prima, più di prima, solo che molto di questo avviene su display. Allora, è una cosa diversa scrivere su display. È una lingua diversa, ha dei formati diversi, credo somigli in più alla, come dire, una comunicazione orale, che è una comunicazione scritta, anche se è scritta. Però se uno legge le comunicazioni che avvengono, le chat, le comunicazioni che avvengono via SMS, che sono scritte, in realtà sono come frasi di una conversazione molto slang, molto, come dire, rapida e molto cercando di mettere anche con gli emoticoni e quant'altro tutti gli elementi visivi che potrebbero essere resi solo evidentemente stando uno di fronte all'altro. Hanno un rapporto con la lingua, credo, un po' diverso in questo senso, perché la lingua, la comunicazione, il testo è stato uno degli strumenti con cui sono entrati in contatto. Sono sicuramente ragazzi che immaginano di raccontarsi con le immagini almeno quanto con le parole, forse più con le immagini. E se fossero, se sono parole, forse a 13 anni non ancora, ma di lì a un paio d'anni userebbero testi di canzoni, che è il modo in cui credo oggi si risponde a una domanda di poesia che continua a esserci. Ma tendenzialmente non hanno, non c'è un'abitudine a usare la lingua come strumento riflessivo, come luogo di ricomposizione dei significati. Questa cosa qui, un po' adulta, comunque un po', come dire, di una generazione precedente, è meno forte oggi. La lingua è un luogo sostanzialmente in cui avvengono le emozioni e in cui conta, come dire, un rapporto più estetico ed emotivo col mondo, più che cognitivo e razionale. E quindi è una lingua breve, ad effetto, a flash, a slang, con questo tipo di composizione, più paratattica, quindi più cumulativa di situazioni, di emozioni, di cose, più farcita e meno sintattica, cioè meno argomentativa, riflessiva su un solo filone di pensiero. Qui credo siano cambiati proprio i formati mentali, i modi in cui ci si rapporta a quello che succede. Al limite, credo questo sia un elemento anche di difficile sintonia quando si entra in un flusso di discorso dei ragazzi e tu cerchi di mettere in ordine le cose. È un modo diverso di rapportarsi alla realtà, è un modo, come dire, molto onnivoro, capace di immettere tanti elementi nello stesso discorso, così come fa Google quando lancia una parola, se ne frega delle discipline, no? Se ne frega della verticalità dei saperi, taglia orizzontalmente quelle parole ovunque e quelle parole entrano in un unico discorso collettivo. Questa cosa è ormai già avvenuta da tempo. Io, essendo in università, discutendo tesi lauree, sono impressionanti le tesi lauree di una 22enne e 23enne oggi, perché quella stessa parola è chiaramente stata tagliata dal web in tutte le discipline. Quindi non c'è più la verticalità di una biblioteca, di uno scaffale, di una disciplina, ma c'è proprio la navigazione libera, e in questo nel bene e nel male. La bellezza di vedere connessioni prima impensabili, frutto di anni di studi, oggi sono istantanee, e contemporaneamente il rischio che conosciamo tutti, che è quello, come dire,
di essere sotto massa critica, quindi superficiali in ognuno delle cose ricordate. Per cui citi qualcuno che non sai neanche dove è nato, lo pronunci in inglese, in realtà era tedesco, tutte le cose che ci fanno orrore perché non hai fatto tempo a capire chi era, tanto era la quinta ricorrenza della prima pagina di Google. Ricordiamoci che di Google si guarda sempre e quasi solo la prima pagina, e questo dice qualcosa del mezzo, in che misura è davvero utilizzato come strumento di ricerca, in che misura invece è utilizzato semplicemente per prendere quello che affiora, quindi inevitabilmente cadendo nel rischio di una superficialità o di una delega a lui di cosa cercare. E poi sono ragazzi che sono probabilmente cresciuti in situazioni familiari, credo, molto differenziate e hanno avuto un'esposizione alla quotidianità, alla contemporaneità, alla storia, all'epoca in cui vivevano, ma certo questa, come dire, questi dosaggi sono molto differenziati. Io, se fossi come dire, in una classe, parlerei del presente, di quello che succede, però è anche vero che questo racconto è avvenuto negli ultimi anni in termini molto apocalittici, molto catastrofici, e dalle Torri Gemelle in poi, l'idea di una guerra e oggi l'idea di una crisi, capite, sono parole troppo grandi a 12-13 anni, se li assumi davvero, sono troppo grandi per noi, ma a 12-13 anni sono insostenibili messe così, perché non ti consentono di fare nulla, e quindi probabilmente non è questo il modo per costruire un rapporto col presente. Arrivo alla conclusione per dire che cosa. Io faccio ricerca, ma provando a accompagnare processi di cambiamento mi chiedo sempre cosa fare. E quindi anche cosa fare con loro. E quindi come dire, in qualche modo propongo anche voi di immaginare azioni possibili con loro. Allora, nel cosa fare, a me sembra che questi ragazzi quasi non abbiano cittadinanza, nel senso che mi chiedo in che misura una città, le istituzioni, i luoghi che devono ospitare gli abitanti di un territorio abbiano pensato ai preadolescenti, dov'è che sia prevista la loro voce, e mi sembra di capire che, come dire, per forza sono chiusi in casa o sono attaccati al web e sono in un universo narrativo costruito, come dire, via Facebook, nei loro mondi, perché dov'è che fuori è possibile per loro esserci, essere ascoltati, fare qualcosa? Quindi alla fine la mia questione è come fare dei preadolescenti dei cittadini, che mi sembra forse il modo più nobile per trattarli, credo che forse i bibliotecari facciano questo, no? Questo lo fa, rendono i ragazzi dei cittadini attraverso lo strumento che hanno, che è la lettura. Quindi le cose che mi viene da fare, quindi forse che possono essere per analogia anche riprese nella vostra esperienza o richiamare esperienze che voi avete già fatto, sono queste. La prima cosa è ovviamente per me quello di dare parola. Quando mi incontro i ragazzi e non si sono mai raccontati, non hanno mai provato e fanno fatica a costruire un filo narrativo di sé, fanno proprio fatica. La mia esperienza, che è di un po' di classi, delle medie, questa capacità di raccontarsi, di costruire un filo narrativo è stata chiaramente smontata, detto anche molto apertamente, dal tipo di cartoni animati, di film visti fino a quel momento. Se voi notate le storie a cui sono state esposte dal punto di vista della produzione cinematografica, spesso queste storie, a maggior ragione poi i cartoni animati, quelli più televisivi, non tanto i film al cinema, hanno ritmi vorticosi, scene fortissime ogni 2 o 3 minuti, perché questa cosa è funzionale anche all'inserzione pubblicitaria, altrimenti non riesce a farcire, a garantire la tenuta dello sguardo sulla storia. E quindi non c'è un'abitudine a pensare a una storia nel filo, del tempo, ma c'è una scena forte ogni 2 o 3 minuti. Quindi questa cosa rende più difficile ricostruire, come dire, la propria esperienza di vita in un filo narrativo più organico. Quindi dare parola in una forma di autonarrazione, direi, responsabile. La cosa che secondo me è importante fare è quello che ho cercato di fare nel lavoro con i ragazzi, è non solo
chiedo di raccontarla, ma fallo a me e fallo anche con loro. Non è un messaggino a qualcuno, è ti chiedo di renderti responsabile delle parole che dici perché la tua storia è importante. E questa cosa cambia, perché un conto è, come dire, divertirsi come è normale sul web con dei piccoli flash di situazioni vissute, un conto è darsi la responsabilità della propria vita, della propria storia, di quello che ti succede. La seconda cosa è coltivare i desideri. Questa è una delle cose più delicate, più complicate. Perché? Perché quello che vi dicevo prima, che è un po' il mio demone da ricercatore, ovviamente anche da padre, è la saturazione che hanno subito questi ragazzi. Il fatto di essere stati letteralmente invasi da oggetti, da cose che desideravano per loro. C'erano le cose, qualcuno aveva desiderato per loro. E quindi non avevano neanche più il vuoto per poter decidere che cosa erano e quindi che cosa gli piaceva loro e quindi andare verso il proprio mondo, i propri gusti. Questa cosa è stata completamente distrutta da un mercato, da un'economia di mercato che li ha circondati, li ha saturati fino a che a un certo punto tu non fai neanche a tempo a desiderare. Qualcuno ha deciso te cosa devi fare, cosa devi leggere, cosa devi comprare, come ti devi vestire. Non è che ti immagini più niente, che qualcuno ha già immaginato per te. E questa cosa, questa ipersaturazione è un problema, perché poi in effetti fa sì che 5 anni dopo, 10 anni dopo, uno non riesca più a raccontarsi, a capire chi è, perché non ha mai scelto davvero, è stato scelto, è stato consumato, credeva di consumare, è stato consumato. Quindi creare dei vuoti, degli spazi, liberi in cui ragionare con i ragazzi intorno ai loro desideri e, bonificare il campo da quello che altrimenti è evidentemente un'aggressione, credo, commerciale, che ha saturato molto il loro mondo. I ragazzi sono circondati da storie. Se prendi uno yogurt c'è dentro una storia, una figurina, una qualche roba, e questa roba è stata ideata dal mercato per avvicinare i ragazzi ai prodotti. Le storie sono state ampiamente utilizzate dal marketing. Perché? Perché come ragiona il mercato, ragiona sostanzialmente quando ha a che fare con ragazzini su due fronti, la madre e il bambino. Alla madre devi dare la rassicurazione di far del bene a comprare quello yogurt, perché quello yogurt lo protegge dalle malattie, è buono, tutte queste robe qui. Al figlio ne frega niente di quella roba lì. Non comprerà mai lo yogurt, dico lo yogurt di un prodotto o un altro, perché lo protegge dall'influenza. Lì ci deve essere qualcosa attaccato, ed è una figurina, quando hai 9 anni e qualcos'altro dopo, che evoca una storia che ti aggancia e ti porta a continuare a prendere quella roba lì. Quindi le storie sono ampiamente state utilizzate. E quindi qui voi vi confrontate con evidentemente un furto che è avvenuto rispetto alla letteratura da parte del mercato per agganciare i ragazzi come lettori di quella roba. L'altra cosa su cui credo che voi siate fondamentali è proprio la formazione del gusto. Ora, su internet, sul web, che possiamo chiamare come grande spazio, c'è di tutto. C'è qualunque tipo di immagine. Io ho avuto una formazione cinematografica. Quando vedo le immagini più cliccate, le cose più... inorridisco ovviamente, perché sono bruttissime, sono fatte malissimo. Allora, questa bellissima democrazia va bene così, guai tornare indietro, però qual è il nostro compito di adulti, diciamo? Quelli di aiutare i ragazzi, i ragazzini in particolare, a costruirsi degli strumenti per darsi un'idea del bello. La chiave con cui i ragazzi cercano le cose è unicamente una, è divertirsi. Il divertimento è la parola chiave, va bene, eh? Ricordatevi che quella è la parola chiave per entrare in risonanza con i ragazzi. Qui però forse dobbiamo darci evidentemente delle occasioni di formazione del gusto, di lavoro sul desiderio, cioè qualcosa che li aiuti a scegliere, a decidere. E poi l'ultima cosa ovviamente è quella di costruire esperienze significative, qualcosa che non sia solo consumo, non sia solo decidere su una roba o l'altra, ma consenta loro di tracciare, avere memoria. Raccontavo prima che quando mi è capitato di lavorare nelle classi delle medie e ho cercato di capire quali erano gli elementi
su cui lavorare con dei gruppi di ragazzi in classe, e a un certo punto ho capito che loro avevano un rapporto problematico con lo spazio pubblico, cioè loro non riuscivano a giocare da nessuna parte. Allora insieme abbiamo costruito una lettera di protesta al sindaco. Allora, questo tipo di esercizio di cittadinanza, questa possibilità di entrare in scena nella città, di esserci, e di costruire anche la propria storia, no? E avere un'esperienza significativa, mi sembra una delle cose che la letteratura come palestra per misurarsi con le storie, la lingua come strumento per poter affermare dei diritti, insomma, il confronto con adulti come occasione per raccontarsi, anche per autodeterminarsi un po' di più, per esserci un po' di più e non semplicemente per essere un target del mercato. Tom. I prossimi interventi di Nicoletta Gramantieri e di Eros Miari in qualche modo si connettono ad alcuni degli spunti finali della relazione di Stefano Laffi. Io passo la parola a Nicoletta Gramantieri, che è la responsabile dei servizi e delle raccolte per ragazzi della biblioteca di Sala Borsa a Bologna, una delle realtà più attive sul piano dell'offerta di servizi e anche sulle attività di promozione della lettura, che è forte di Nicoletta, forte di questa esperienza, ci aiuterà a riflettere, anche mi sembra di capire con l'aiuto di qualche libro per ragazzi, su come la biblioteca possa essere un luogo che va incontro anche ai preadolescenti, ai ragazzi in genere, non solo perché si caratterizza come luogo della lettura, ma lei ha suggerito questo titolo come uno spazio in cui ci si può attardare. Ecco, su questa stimolante intitolazione del suo intervento le passo la parola. Grazie. Io sono contenta di essere qui anche perché è un'occasione per soffermarmi e per condividere anche tutti quegli interrogativi, quei dubbi che sostanziano in biblioteca il nostro lavoro quotidiano. Non mi soffermerò tanto sulle cose che quotidianamente facciamo in biblioteca, perché diciamocelo, le cose che facciamo in biblioteca tutti i giorni, al di là delle dimensioni della biblioteca, sono sempre le stesse, sono tutte uguali. Quello che credo che davvero abbia la possibilità di cambiarle è un po' il pensiero che ci sta dietro. E visto che io immagino che anche voi in questa situazione un po' confusa, un po' di crisi, abbiate poco tempo per pensare, come io faccio, poco tempo per pensare, e questa per me è un'occasione importante. E poi volevo dire a Laffi che se ci fossimo messi d'accordo sugli interventi non avremmo potuto, adesso senti, non avremmo potuto creare una narrazione così conseguenziale, ok? Ecco, quindi quello che farò è inizialmente darvi qualche indicazione rispetto alla biblioteca, perché capiate il contesto di cui parlo, e poi voglio condividere con voi alcune riflessioni, e sarò contenta se poi dopo avrò delle risposte alle mie sollecitazioni. Allora, Biblioteca Sala Borsa sta a Bologna, che è una città di medie dimensioni, sono 380.000 abitanti. Ho guardato gli ultimi dati statistici dell'anagrafe, un bambino su tre è di quelli che stanno nelle scuole, quindi anche quelli dell'età di cui veniamo a parlare oggi, nasce da genitori che provengono, almeno uno dei due genitori proviene da un altro paese.
quindi sta diventando anche Bologna una situazione molto variegata, e i bisogni anche i bisogni culturali si stanno differenziando moltissimo. Biblioteca Sala Borsa fa parte dell'istituzione Biblioteche del Comune di Bologna, che comprende oltre a Sala Borsa altre 14 biblioteche. Una è una Sala Borsa, è la centrale di pubblica lettura, poi c'è una centrale di conservazione, una storica, e 11 biblioteche di quartiere che operano nei quartieri. Per quello che riguarda la parte che riguarda i ragazzi, noi lavoriamo molto insieme con i nostri colleghi di quartiere, ad esempio per promuovere all'interno del progetto Nati per Leggere e all'interno di creazione di situazioni di formazione e di autoformazione fra bibliotecari, sia sulle cose che riguardano la biblioteca e sia sulla letteratura per ragazzi, e sì, abbiamo iniziato fortemente quest'anno sui libri in genere, anche quelli che non sono letteratura, libri di divulgazione dedicati ai ragazzi. Ecco, questa è un po' la cosa generale. Poi, per chi non conoscesse Biblioteca Sala Borsa, noi abbiamo fatto la scelta di articolare gli spazi, che sono spazi grandi da vedere, in funzione dell'età dei ragazzi. Noi copriamo la fascia dagli 0 ai 16 anni, abbiamo uno spazio per bebè dagli 0 a 3 anni, uno spazio per bambini dai 4 ai 7 anni, uno per i ragazzi dai 7-8 fino ai 12-13 anni, e poi uno spazio per adolescenti in cui ragioniamo con e per i ragazzi fino, che poi dopo vi spiego, non è vero nemmeno questo, fino a 16-17 anni. Noi questi spazi li abbiamo organizzati attraverso un processo di progettazione partecipata. Significa che nel 2008, quando abbiamo ristrutturato la biblioteca, abbiamo contattato un'associazione che si occupa di progettazione partecipata soprattutto negli enti pubblici, e questi insieme a noi hanno creato 4 gruppi per progettare i 4 spazi. Quindi ogni spazio della biblioteca è stato progettato da un gruppo composto dall'architetto, che poi si è occupato di fare proprio la sala, i bibliotecari e un gruppo di utenti. Quindi per quello che riguarda i bebè e i bambini erano genitori di bebè e bambini, per quello che riguarda i ragazzini di 10-11 anni erano un gruppo di ragazzini di 10-11 anni, e per quello che riguarda gli adolescenti un gruppo di adolescenti. Naturalmente ci siamo accorti che forse noi speravamo di aver già fatto un lavoro una volta dopo aver progettato insieme a chi frequenta la biblioteca. In realtà ci siamo accorti che, come si dice a Bologna, è un lavoro che non sta fatto, nel senso che è una cosa da fare quasi di continuo, stando di continuo in relazione coi ragazzini e coi genitori, quindi prestando continuamente un'attenzione a quello che i genitori e i ragazzi e gli adolescenti portano. E, infatti, anche in questi ultimi 4 anni, da quando c'è stata questa operazione di restyling, il modo di concepire questi spazi, il tipo di offerta è cambiato continuamente, e soprattutto è cambiato in relazione alle varie fasce d'età. Se voi guardate sul sito della nostra biblioteca, il tipo di attività che si propongono è molto diverso a seconda della fascia dell'età. Ad esempio, per i bebè 0-3 anni facciamo moltissime attività. Facciamo moltissime attività perché ci siamo accorti che la nostra sala dei bebè è un luogo nel centro della città in cui i genitori, le famiglie possono trovarsi, in cui possono incontrarsi e scambiarsi delle cose, e risponde a delle esigenze di incontro, di definizione di sé come genitori, e quindi noi facciamo anche attività che non riguardano precisamente la lettura. Siamo in contatto con l'ASL e facciamo una cosa che si chiama Spazio Mamma, che è un servizio che c'è già a Bologna, però
quando abbiamo aperto la sala ci hanno proposto di farlo a sala borsa. E, significa che una volta alla settimana dentro la sala dei bebè vengono ostetriche, assistenti sanitari e infermiere e accolgono le mamme per parlare di quelle cose che interessano le mamme nei primi mesi di vita dei loro bimbi, e quindi l'allattamento, lo svezzamento, tutte quelle cose lì. Perché questo? C'entra qualcosa con i libri? Ma molto probabilmente non c'entra niente con i libri, però è diverso per una mamma farlo in mezzo ai libri o farlo in una sala, in un poliambulatorio. E voi sapete che per le mamme nei primi mesi di vita è tutto molto intenso, tutto molto emozionante. Ecco, il fatto che queste emozioni vengano vissute all'interno della biblioteca fa sì che queste mamme poi continuino a frequentare la biblioteca e abbiano questo contatto, i loro bimbi abbiano questo contatto quotidiano con i libri. Questo era solo per fare un esempio, facciamo attività di tutti i tipi per le mamme, ma per le mamme, i bambini e i papà e le famiglie e le dad, le nonne e le zie, ma era per dare un'idea di come è evoluto il pensiero per quello che riguarda questa fascia. Naturalmente è cambiato moltissimo anche il lavoro dei bibliotecari, abbiamo dovuto fare moltissima formazione, ci siamo dovuti appoggiare ai centri che in città si occupano dei bambini molto piccoli, perché ci mancavano proprio delle competenze per rapportarci con la coppia bambino-genitore. Per gli adolescenti invece è un'altra fascia d'età, per cui proponiamo moltissimi, cioè non è vero che proponiamo moltissime attività, anzi tentiamo di non proporre delle attività, però non, adesso non voglio parlarvi degli adolescenti, spinti proprio da quello che succedeva in biblioteca, che non sto qui a dirvi, ma abbiamo sentito la necessità di creare, di avere in biblioteca degli educatori professionali che sapessero occuparsi, sapessero accogliere tutti i ragazzi e potessero leggere insieme a noi i bisogni culturali di tutti i ragazzi. È successo che quando abbiamo aperto la sala adolescenti, anche se l'avevamo strutturata insieme a dei ragazzi, non rispondeva ai bisogni di tutti i ragazzi. Noi avevamo sciami, siamo in piazza, vengono moltissimi ragazzi e venivano ragazzi che non riuscivano a utilizzare la biblioteca, che facevano azioni di disturbo, era una cosa davvero molto 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 impegnativa. Avevamo bisogno di qualcuno che ci aiutasse a leggere i bisogni, le esigenze di questi ragazzi, che permettesse soprattutto a questi ragazzi di poterle dire, raccontare come diceva Laffi prima, e quindi si è creato questo spazio che in realtà all'inizio non era uno spazio, era solo la presenza degli educatori che lavoravano con le metodologie dell'educativa di strada e un po' alla volta hanno contattato tutti i ragazzi che non solo entravano in biblioteca ma che stavano negli scalini fuori dalla biblioteca, che stavano nella piazza davanti alla biblioteca, e da questo sono nate delle proposte, delle attività costruite insieme ai ragazzi, e è nato anche uno spazio che si chiama Officina Adolescenti. Quindi vedete, due situazioni molto diverse per quello che riguarda gli adolescenti, che poi sono diventati anche giovani adulti lavorando, perché in realtà i bisogni dopo erano anche dei diciottenni, dei diciannovenni, dei ventenni, e li abbiamo accolti, perché comunque, e diversi da quelli dei neogenitori, dei bambini e delle loro famiglie. La fascia di mezzo, quella che Emanuele ha chiamato, me l'ha chiamata prima? Sì, il lettore di mezzo, questi lettori di mezzo. Allora, noi Ligi, al nostro mandato e alle linee guida delle biblioteche, abbiamo iniziato organizzando anche delle attività per questa fascia d'età, so che non venivano. Cioè, i ragazzini di quella fascia d'età sono impegnatissimi, vengono in biblioteca e fanno delle altre cose, non si vogliono iscrivere tanto alle attività. Le attività ne fanno già abbastanza fuori, sono anche un po' pressati da tutte queste attività. Quindi noi abbiamo deciso che per quella fascia, un po' alla volta l'abbiamo deciso, rendendoci conto di queste cose, abbiamo deciso che per quella fascia d'età forse potevamo provare a non organizzare delle attività e però a pensare molto a come organizzare la sala, come organizzare le collezioni e soprattutto a come lavorare insieme con le scuole
che come molti di voi accogliamo tutte le mattine una o due classi e anche con gli insegnanti. Questo ha cambiato parecchio il nostro modo di, il nostro pensiero su, su questa fascia di età. E per raccontarvi di questo partirei da un libro che mi hanno regalato all'inizio dell'anno, è un libro, non è un libro per ragazzi, questo si chiama La custode di libri. E vi leggo un brano. Scartare il grasso, nessuna pietà per i libri brutti, e nel dubbio bisogna essere cattivi, è il mio motto. Ah, ma questo modo di vedere le cose non c'è più, è sparito. Io sono della vecchia guardia. Quando lei entra nella mia biblioteca, cosa vede prima di tutto? I pivelli della sezione fumetti. E di fianco? Di fianco la sezione musica. Appena dietro la sezione DVD. Ecco dove ci porta la democrazia culturale. Non è più una biblioteca dove regna il silenzio ovattato degli scaffali intelligenti, è un'area di ricreazione dove la gente viene a distrarsi, ossia la cultura fanno la ruota e di sopra il direttore è contento. Ma cosa crede? Li conosco i suoi argomenti, caro ministro. Fare della mediateca un luogo di piacere e di convivialità nel cuore del centro urbano, far sì che l'ingresso in biblioteca non intimidisca. Unire piacere e cultura perché la cultura diventi un piacere, bla 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 bla, ma tutto questo non è vero, è una menzogna, una manipolazione. No, la cultura non è un piacere, la cultura è uno sforzo permanente dell'essere per sfuggire alla propria vile condizione di primate non civilizzato. Allora, questa nostra collega avrebbe trovato irritanti le frasi che i ragazzi hanno scritto l'anno scorso in occasione del 10° compleanno della biblioteca. Abbiamo organizzato per tutta la biblioteca la possibilità agli utenti di lasciare dei messaggi su dei post-it, dei commenti su quello che pensavano della biblioteca. Ne abbiamo ricevuti moltissimo, avevamo queste pareti che avevamo attrezzato piene di post-it, e alcuni di quelli che hanno scritto i ragazzi erano così. Mi piace Sala Borsa perché si può giocare liberamente e si possono incontrare i propri amici. E la Sala Borsa, questo, due. La Sala Borsa mi piace perché quando non ho niente da fare vengo qua. La Sala Borsa mi piace perché possiamo guardare i film. Mi piace stare qua perché è gratis, ma non mi piace leggere i libri perché mi annoia. Questo avrebbe irritato molto la bibliotecaria, anche perché quelle parole come accessibilità, democrazia, bisogni degli utenti, lettura dei bisogni degli utenti, diciamo che hanno sostanziato per tanti anni il nostro lavoro, sono stati un po' il nostro pane quotidiano. Secondo me ogni tanto bisogna cambiare il punto di vista sulle cose e io ho iniziato a pensare che potevo pensare qualcosa di diverso su queste cose leggendo questa bibliotecaria, proprio perché è una bibliotecaria di finzione, non è una bibliotecaria vera. Proprio perché i suoi pensieri erano così vecchi, o forse proprio perché erano così desueti, mi hanno fatto venire in mente delle cose. Mi hanno fatto venire in mente, ad esempio, in relazione soprattutto ai ragazzini di questa fascia d'età, che è vero che la biblioteca deve leggere continuamente i bisogni degli utenti e adattarsi a questo, però è vera, è una situazione di reciprocità, è vero anche l'inverso. È lo spazio della biblioteca, sono le raccolte della biblioteca che possono concorrere a formare l'utente della biblioteca. E allora pensare forse
forse uno spazio che lasci i ragazzini come questi qui che dicono i motivi, liberi un po' di fare, e uno spazio in cui il bibliotecario sia una presenza discreta, non invasiva, una biblioteca in cui sia necessario un po' autoregolarsi. Una biblioteca che sia uno spazio in cui, ad esempio, devo stare in silenzio perché devo rispettare i bisogni degli altri che magari stanno leggendo, magari stanno facendo un gioco o magari stanno vedendo un film. Secondo me, diciamo, la biblioteca può finire per essere uno spazio di educazione in qualche modo alla convivenza, di pratica, alla responsabilità civile, ma senza fare niente. Una mamma ci ha detto, questa la raccontiamo tutte le volte perché per noi è stata una cosa bella, ci ha detto: questo è l'unico spazio in cui i miei figli sono contenti senza dover comprare niente. Allora, la biblioteca non somiglia a niente di tutte le altre cose che i ragazzini incontrano nel corso della giornata, anche perché, come diceva Laffi, fuori, nei posti liberi, da soli, ci stanno poco. È una situazione che non somiglia alla scuola, è una situazione che non somiglia al centro commerciale, è una situazione in cui si possono sperimentare anche i propri diritti in relazione alla cosa pubblica. Un'altra cosa che mi è successa è vicino ai DVD, c'era un ragazzino, avrà avuto 11-12 anni, che aveva portato un suo amico a vedere la biblioteca e gli indicava i DVD e diceva, e uno chiedeva, mo te li danno gratis, mo perché? E l'altro rispondeva, mo perché sono gentili. Ecco, io l'ho trovata una cosa fantastica, questa ingenuità proprio completa rispetto alla funzione della biblioteca pubblica, ma anche rispetto alla funzione del comune, al perché siamo lì. Io l'ho trovata da una parte deliziosa, però mi ha fatto capire che la biblioteca, al di là della promozione della lettura, serve anche a questo, a essere uno spazio pubblico in cui non si compra niente e in cui si possono esercitare diritti e, in qualche modo, diritti e doveri. Guardo gli appunti perché ne ho presi tanti e... Quanto tempo ho? Ancora 10 minuti. Ok, scelgo le cose più importanti. Ecco, altro argomento, questa cosa del fare, i bambini fanno tanto, 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 secondo me valorizzare questo aspetto della biblioteca come luogo in cui non è necessario prodursi, secondo me è interessante. Ecco, noi facciamo molte cose con le classi e vediamo che però se noi scriviamo lettura oppure invece laboratorio viene, questo anche per le attività del pomeriggio, laboratorio viene moltissima gente, a lettura ne viene di meno, perché dalla lettura non ti porti a casa niente. E allora è come se non fosse una cosa che ti nutre. Credo sia un po' questa necessità di avere sempre un oggetto da portare a casa, credo che sia un po' una deriva di quella pedagogia del fare che è stata così importante dagli anni 70, 70 in avanti. Quella pedagogia che, a partire anche prima da Freinet, da Don Milani, si è nutrita proprio della necessità di diventare protagonisti, di riprendersi le parole. Ecco, questo però in questi anni si è un po' trasformato. Ho letto un libro che ho trovato tanto interessante, di un sociologo, direi, come te, sempre anche lui di Milano, che però insegna la Cattolica, lui, che te invece insegna la Bicocca.
Il libro si intitola Il paese leggero e l'ho trovato fra l'altro proprio una bella narrazione. È un'analisi su come si sono trasformate delle cose dagli anni 70 agli anni 90. Un'analisi fatta attraverso l'immaginario, indagato attraverso le produzioni culturali. Detto in breve, l'autore sottolinea come tante cose siano in qualche modo decadute, trasformandosi in qualcos'altro. Ad esempio, il desiderio di democrazia e il desiderio di uguaglianza che ha sostanziato gli anni 70, ha prodotto tanti movimenti negli anni 70, si è in realtà trasformato in un abbassamento, ad esempio, della cultura. C'è stato questo gioco per cui non la cultura diventava di tutti, ma la cultura si abbassava per diventare davvero di tutti. Ecco, io credo sia successo un po' anche questa cosa a quella che ho chiamato prima pedagogia del fare. Mentre appunto per i ragazzini di Don Milani era necessario riprendersi la parola per poter affermare i propri diritti, adesso questa necessità si è trasformata in bisogno sempre assoluto di protagonismo. Mi capita sempre più spesso con le classi di non riuscire a farli star zitti. Allora, voi venite, leggiamo insieme, leggo io, leggono gli altri. Durante la lettura è chiaro che si muovono dentro di noi una quantità di cose industriali, però i ragazzini non riescono a aspettare la fine della lettura. Di solito alzano le mani, oppure non alzano nemmeno le mani e iniziano a dire, e poi parlano anche tutti assieme. E la cosa incredibile è che le insegnanti sono anche contente di questo, sono orgogliose di come i loro ragazzini partecipino alla situazione. Ecco, io trovo che le letture in biblioteca possano anche calmierare un po' tutto questo. Un altro libro che ho trovato divertente è stato uno di, ce l'ho scritto, si chiama Testa in Testa, è un pedagogista bolognese che vive a Trento, adesso a Dallari, ecco sì. Dallari dice, lo dico male, però se leggete il libro anche questo è un'interessante lettura, dice Dallari che adesso quello che producono molti ragazzini, a cui sono abituati, ma sono abituati da come è fatta la scuola, dall'utilizzo dei videogiochi e anche dall'utilizzo di tante cose nello stesso momento, ha un pensiero che è un po' botta e risposta. I ragazzini non riescono, si producono molto anche a livello cognitivo sul meccanismo del botta e risposta, e infatti loro sono proprio così, però non riescono a sperimentare delle situazioni in cui sia necessaria un'attesa, in cui sia necessario un'analisi, sia necessario magari stare in silenzio e soprattutto non produrre nulla subito, come se fossero abituati a render conto di sé tutti i momenti. Non in un processo lungo, ma in un processo appunto di botta e risposta. Quindi io trovo che anche nei rapporti con le classi questa sia un elemento importante, creare situazioni diverse da quelle che trovano all'esterno, perché secondo me la più grande occasione che possiamo avere tutti noi, anche i ragazzini, è avere tante varietà di cose nella propria esperienza quotidiana. E allora, ad esempio, fare della lettura di poesia con dei ragazzini, secondo me, è un'esperienza anche un po' straniante, ma non una lettura di poesia che dopo scrivi anche te la poesia, perché provate voi a cercare qualcuno che venga a farvi degli incontri di poesia, va sempre a finire che sono incontri di scrittura di poesia, non di lettura e di ascolto. Ecco, mi sembra che questo rientri un po' all'interno dello stesso argomento. Avrei anche tutta una parte che riguarda, ve la dico brevemente, purtroppo non uso i libri, la lettura, ma credo di aver finito il tempo. Sì. Un paio di minuti forse, allora concludo.
Allora, ecco, quindi attenzione nel, ecco, in tutto questo noi lavoriamo moltissimo sui libri, sulla scelta dei libri, sulla scelta di quei libri che possono far percepire ai ragazzi l'idea di sé come lettore. Di questo mi sarebbe piaciuto parlarvi, ma vi parlerò in un'altra occasione. Ecco. E, invece vado avanti su questa cosa della strutturazione, dell'organizzazione delle sale. Allora, abbiamo cercato di fare delle sale in biblioteca in cui si possa proprio stare senza far niente, in cui ci sia anche tanto spazio vuoto. Lo spazio vuoto di solito invita a portare cose proprie. Ci sono tante possibilità, si possono vedere i film, si possono fare i giochi, ci si può collegare a internet, ci sono i fumetti, ci sono come in tutte le biblioteche, insomma, però è tutto molto, molto diluito all'interno di uno spazio che può essere vissuto. E mi piace, e questo ve lo leggo da questo libro che conoscerete tutte di Ormond Mina, c'è una parte su quello che viene richiesto di solito ai bambini. Dice: cose fondamentali sui bambini. I bambini a volte devono essere lasciati in pace, non c'è bisogno di assillarli tutto il tempo, non c'è bisogno di stare sempre a guardarli e tenerli a freno, riempirli di nozioni e cavargli di bocca nozioni. Non c'è bisogno di stare sempre a dire imparate questo, imparate quello, fate questo, fate quello, rispondete a questo, rispondete a quello. A volte i bambini devono essere lasciati liberi di stare fermi e zitti e di non fare assolutamente niente. E la mamma ha assolutamente ragione. Perché ci spaventa tanto il niente? Ha chiesto la mamma. Bella domanda. Perché? Perché ci spaventa tanto il niente? Ecco una pagina di niente. Fa paura? Chiudo consigliandovi, se non lo conoscete, un altro libro che io uso moltissimo per le mie riflessioni sul lavoro quotidiano. È questo, si intitola Elogio alla lettura, è di una antropologa francese che fa molte ricerche sul campo e si è occupata del ruolo delle biblioteche nei processi di integrazione. Si chiama Michel Petit, sono tutte ricerche qualitative e quindi il libro è pieno di interviste sulle biblioteche, sui libri, sulla lettura, sulla funzione che la lettura ha nelle storie individuali e a me aiuta davvero tanto. Il titolo che è piaciuto a Domenico, io in realtà l'ho copiato da qui, è quello che dice un ragazzino intervistato, si chiama Adrien, e vi saluto leggendo il suo commento sulle biblioteche. Non mi piace quando veniamo qui con tutta la classe, perché non riuscivo a scegliermi i miei libri, non c'era proprio tempo. Su, prendete, sbrigatevi, fate in fretta. A me non piace. A me piace prendermi il mio tempo, e invece no, preferivo tornarci da sola o con mio fratello. Sono spesso gli stessi insegnanti a far attraversare le biblioteche a passo di marcia e le bibliotecarie a spingere gli utenti a visitare le sale manu militari, dice Adrien. Una biblioteca è davvero un posto dove devi poterti attardare, un luogo di perdizione, mentre solitamente viene considerata come un luogo di efficienza. Grazie. Un altro punto di vista fortemente legato ai temi della lettura è quello che ci proporrà Eros Miari. Eros Miari è impegnato da molto tempo in attività, si occupa di libri per bambini e ragazzi, progetta e realizza attività di promozione della lettura, è già stato in questa sala un anno fa a parlare di temi legati alla promozione della lettura. Qualcuno di voi era sicuramente presente in quell'occasione, e diciamo alcune delle cose che caratterizzano l'esperienza professionale di Eros Miari possono essere facilmente indicate nella cooperativa Equilibri
della quale è tra i fondatori, e nel progetto Fuorilegge, che da qualche anno è diffuso in ambito nazionale come progetto che ha l'obiettivo di far incrementare le attività di lettura dei bambini e dei ragazzi, e oggi ci propone una relazione per la quale anche in questo caso c'è un titolo molto indicativo: cominciamo dal lettore, promuovere la lettura tra strategia e passioni. Questo cominciamo dal lettore mi piace considerare il fatto che è molto coerente con tutto un percorso che stiamo seguendo in questi nostri incontri. Abbiamo iniziato l'altra volta con le raccomandazioni di Domenico Barrilà sull'attenzione da dare ai ragazzi. Questo è un tema che è tornato fuori anche in altre analisi che sono state presentate in queste due giornate. Vediamo ora con Eros come cominciare dal lettore può essere un metodo appropriato per chi si chiede non solo chi sono questi ragazzi, ma anche come si possono muovere e intraprendere delle azioni per promuovere nei loro confronti la lettura. Grazie. Intanto io vorrei cominciare con un bel finalmente. Finalmente qualcuno, in questo caso la Biblioteca di Sesto Fiorentino, decide di puntare il riflettore su un segmento particolare, no? Questa mi sembra un'operazione molto importante. Io condivido tanto quello che ha detto Stefano Raffi prima, quando ha parlato di problema di cittadinanza per questa fascia d'età, no? E lo condivido proprio da persona che si è occupata da tanti anni di letture dei ragazzi e che ha sempre pensato che la parola ragazzi, da un punto di vista editoriale, in un qualche modo riguardasse soprattutto quella fascia lì, quegli 11-14 che invece sembrano essere misteriosamente scomparsi dalle attenzioni generali degli ultimi 10 o 15 anni, no? Quando ci si occupa di adolescenti in termini di editoria per ragazzi, da molti anni ci si occupa soltanto di questo altro segmento, che è quello che in Italia viene chiamato dei giovani adulti, no? Trovo che il prefisso che Stefano ha inserito prima, di preadolescenza, sia estremamente importante, perché non stiamo affatto parlando della stessa cosa, così come non stiamo affatto parlando di letteratura giovanile quando mettiamo assieme bambini, ragazzini, ragazzi in un unico calderone dentro al quale stanno invece atteggiamenti, attitudini, personalità estremamente differenti. Poi è vero che non esistono categorie, che non esistono fasce d'età precise, che non esiste il lettore di 13 anni, ma delle caratteristiche tipiche sicuramente esistono, e questa fascia è davvero la fascia senza cittadinanza. Guardate che non lo è soltanto sul fronte della lettura. Si fa gli insegnanti della scuola elementare, cioè lavori alla scuola elementare ed è tutto chiaro. Lavori alle superiori e sei anche lì un professore che si sente importante, parli con gli insegnanti della scuola di mezzo e li vedi che sono lì un po' perché non sopportano i bambini, un po' perché non sono riusciti ad andare a insegnare ai più grandi. Pare, non è così, ma insomma anche dal punto di vista del riconoscimento del valore di una scuola, la scuola media è un parcheggio in attesa di definire che cosa ne sarà di noi, di loro, di tutti. E quindi trovo che sia molto importante che facciamo il punto su questa fascia d'età, e trovo anche che le cose dette, non ero all'incontro precedente, ma conoscendo le persone che lo hanno tenuto un po', potrei quasi ripetervi alcune dei loro interventi, ma le cose che sono state dette qui oggi che siano particolarmente importanti. Soltanto una cosa prima di procedere, di aggiungere il mio contributo, l'ho fatto un anno fa, lo rifaccio oggi, l'alzatina di mano per sapere chi di voi fa il bibliotecario, anzi la bibliotecaria, chi di voi fa la prof. Ecco, questo è un bel problema, per esempio. Questo è un bel problema perché secondo me questo discorso deve superare questa soglia di Rubicone, no? Dobbiamo attraversarlo questo Rubicone, dobbiamo andare nelle scuole, dobbiamo davvero confrontarci col mondo di chi
ha davvero a che fare con i ragazzi, perché noi abbiamo a che fare, in linea di massima, voi, con i ragazzi lettori. Ma il problema non è fare qualcosa per i ragazzi lettori, è fare qualcosa per tutti i ragazzi. Io ho apprezzato molto quando Nicoletta ci ha detto delle strategie di sala borsa, no? Riguardo in particolare a questa fascia. Noi possiamo invitarvi a tutti gli eventi del mondo, non verranno mai, no? Non verranno mai. Mi sento perfino di dire che hanno ragione, che fanno bene a stare a casa, no? E allora anche perché 9 volte su 10 trovano persone che non sanno parlare con loro e non sanno soprattutto.